Non era comune avere un rapporto speciale col segretario speciale. Scusa la frase, ma un segretario speciale, in quanto dicevo, e lo confermo, che secondo me dopo la morte di Berlinguer c'è stato proprio, diciamo, il punto massimo di arrivo del Partito Comunista e poi il punto di discesa del Partito Comunista. Con Berlinguer è morta l'idea ormai del Partito Comunista Italiano, quindi mi pare che sia questo un dato vero. Io naturalmente con lui ho avuto un rapporto molto, molto forte e amichevole, quindi Quando comincia. comincia negli anni ancora, subito dopo il Consiglio Comunale, negli anni 75, quindi 76, ancora all'inizio, no? Berlinguer viene a Venezia per una volta, in occasione, io sono andato al Congresso Nazionale a Milano quando da Longo è diventato segretario. Sì, da Longo e da Berlinguer, che c'è stata la morte di Feltrinelli, se mi ricordo, sul famoso Trallice e via, no? E là è stato il primo momento che ho partecipato, Berlinguer, no? Poi sono venuto a Venezia e a Venezia sono stato uno di quei compagni che di fatto lo hanno accompagnato in giro. C'era il partito che organizzava un gruppo di persone che in qualche modo dovevano tutelare la sicurezza del segretario, giustamente perché così, certo, Berlinguer mi ha accompagnato dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, non in divisa e via, però c'era assieme, c'era sempre una parte di comunisti scelti dal Partito Comunista che diceva di quelli più fidati, di quelli di più, ma non era solo un problema di sicurezza, un problema di sicurezza, ma anche di quei compagni che potevano in Berlinguer dargli anche spunti, dargli, non dico idee, perché, probabilmente non era, però dargli spunti, fargli conoscere il luogo dov'è, con chi sta parlando, di che cosa sta parlando e via via. Quindi questo mi ha portato ad avere un rapporto, diciamo, molto vicino a Berlinguer. Erano anni difficili e quindi la sorveglianza, garantire l'incolumità di una persona come Berlinguer non era facile, anche lui la sopportava male, perché due volte diceva lasciatemi stare, ogni volta mi muovo io mi muovete in 10, devo andare al bagno, mi muovete in 10, per carità, hai anche ragione, ma perché questa non è mica vita, no? Avere 10 persone, però è così. E quindi questa cosa da una Perché, parte scusa, la la tutela. Federazione di Venezia voleva mettere delle persone fidate. Fidate e possibilmente che potessero anche dialogare. C'era questa doppia, come si può dire, richiesta, no? Un conto, può essere dei compagni fidati e basta, dei compagni fidati, ma che anche potessero dialogare. Quindi la mia esperienza era una di quelle figure che in qualche modo potevo da una parte essere d'aiuto per la tutela in quanto ero conosciuto e via, e quindi avevo questo, e dall'altra anche di quella persona che poteva con Berlinguer affrontare anche dei ragionamenti, seppur cioè, naturalmente al mio livello, ma che però in Berlinguer trovavano grande interesse. Da questo è nato questo rapporto di amicizia, di collaborazione, che ogni volta che veniva qua nel Veneto, a Venezia nel Veneto, io ero quel compagno che lo accompagnava perché in tutte le cose lo seguivo, le davo un'indicazione, lui annotava con la matitina le mie impressioni, le mie riflessioni su una cosa o sull'altra, e quindi ho avuto un rapporto speciale, quindi compagno che parte da lontano, parte dalla sezione di Castello, che a un certo punto della sua vita si trova fianco a fianco di Berlinguer e che colloquia con lui, parla con lui di cose che sono anche probabilmente molto più grandi di me, nonostante ormai la conoscenza e i dati che avevo acquisito, quindi come si può dire, un grande interesse da parte mia, no? Avere un rapporto così con quel numero uno del Partito Comunista Berlinguer Italiano. aveva questa capacità, era una persona molto umile e molto schiva, Berlinguer era un taciturno secondo me, schivo, molto, molto misurato, molto riservato, ma questa grande capacità di essere leader, di presentarsi davanti alle folle, a trarre su di lui questa grande forza, no, morale, intellettuale, quindi di fatto le masse in lui vedevano proprio la persona, una grande forza morale, ecco. Riusciva a trasmettere per tanti e tanti compagni, è stato modello. Chi mi conosce parla quanto sei ancora berlinguariano, sì, è vero, ma anche se ormai è una parola che purtroppo ha poco peso.
però è stato modello, cioè il modo di fare, di atteggiarsi, di ragionare, di muoversi, per tanti comunisti è stato un modello, Berlinguer rappresentava un modello. E questo modello può andare in contrasto con quelle figure, sa, come nei partiti, come in altre parti, c'è sempre chi ha il suo io più alto, no? Siamo in 10, io ho il mio io, quindi voglio essere in prima persona. Berlinguer tentava di trasmettere invece il modello a quelli che non avevano questo io, cioè la riservatezza, la tranquillità, il suo modo di essere carismatico, ma con molta misurato, ecco, direi così. Eppure nella sua misurazione trascinava centinaia e centinaia di milioni di persone. C'è una grande forza. Una grande forza morale, forza, intellettuale, politica, le piazze erano piene, insomma, Mestre, ma non solo, Venezia, insomma, Berlinguer trasmetteva questa grande forza. E per migliaia e migliaia di militanti Berlinguer era sicuramente il punto di attrazione più forte e quindi anche quello che cercavi di imitarlo, ecco. Cercavi di imitare lui perché capivi che in lui c'era questa grande forza, questa grande capacità. E i militanti più giovani erano berlingueriani per questo, no? Avevano questa. Morto Berlinguer, è diventato Natta segretario, e Natta è venuto a Venezia e mi hanno messo con Natta. Grande anche lui, però tutta un'altra cosa. Un altro modo di un altro personaggio, no? Quindi di rivelo io sono stato qualche volta con Natta, dopodiché ho perso questo slancio, diciamo, no? E quindi non ho più fatto queste cose qua. Cioè, l'ho vissuta fino in fondo, dal funerale, mi ricordo il funerale che ce lo accompagnavo, ho aperto il corteo da Padova a Venezia. E mi ricordo le macchine, io non mi ricordo con che altro compagno, adesso mi sembra Scaboro, ma non me lo ricordo bene, mi sembra Scaboro, ma più ricordo, passavo per Corso del Popolo, c'era questa cosa a Mestre di gente, di fiori, ed era il giorno che mia figlia compiva gli anni, che non mi ricordo più neanche quanti anni aveva. E mi ricordo che c'era mia figlia, mia moglie, che mi lasciavano i fiori, è stato un momento molto difficile per me. Passare questo corteo in questa maniera è stato un momento molto, molto, ma molto difficile. Avevo qualche problema a reggere. Cioè, evidente l'emozione comunque era grande, ma dentro di me era più grande di quello che io pensavo, perché capivo che quel percorso che poi mi ha portato all'aeroporto, che dove c'era Pertini che ha atteso Berlinguer nella sua bara, capivo era un percorso che per me in qualche modo si era concluso, no? Capisci come? Quindi dentro di me avevo capito che tutto un mio ragionamento, tutto un mio modo, tutto un mio affetto anche per questa persona di fatto doveva interrompersi e si interrompeva anche forse un processo politico in me, ecco.